Bentornati amici miei, bentornati a un nuovo video di Asatura Tradizionale con Stefano. Sì, sono mancato, mi siete mancati, sappiatelo, ma rieccoci qua. Però, bando alle ciance, lo so che non vi piacciono i video troppo lunghi perché vi annoio, perché non vi porto mai niente di nuovo, ma io sono fatto così, non me ne frega niente. Quindi, andiamo subito a farci una bella sbarbata. Ho levato, diciamo, il gatto che c'avevo perché l'ho levato, il Romix è passato, per il momento posso tornare a avere la mia pelle relativamente pulita, per il momento non so fino a quando durerà, come durerà, ma per il momento posso, quindi me la godo, quindi questa me la godo, ci sta. Però c'è un però, voglio tornare alle origini, perché sto ricominciando praticamente a rifarmi la barba dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3, quindi ricominciamo e quindi per ricominciare. Io ricomincio per davvero e voglio ricominciare proprio con le cose che ho usato all'inizio. Il maialozzo, il plasticone, il palmolive e il Floyd. Proprio la semplicità. Ovviamente nella meta userò la prima che mi è capitata sotto le mani, mi è capitata una bella Feather e quindi andiamo subito di Feather. Quindi dai, bando alle ciance, mi sciacquo il viso. Mi sciacquo il viso come era un po' che non facevo e come ti dico sempre, tu aspettami là che io mi torno. L'acqua nel frattempo per fare lo scemo. Se è bella, che freddata, però vabbè, almeno mi ha messo in ammollo il pennello che è un po' qualche minuto che va. Dai, ragazzi, mi siete mancati, eh? Questo c'è da dirlo, mi siete mancati veramente tanto. Mi è mancata la sbarbata era arrivato il momento di rifarla e quindi eccoci qua. Andiamo a aprire subito la nostra bella Feather, bella incollata come solo i giapponesi sanno fare. Sono contento che tanti di voi, veramente tanti di voi, mi hanno aspettato. Tanti di voi li ho anche conosciuti su Facebook perché, ripeto sempre, di tanto in tanto, quando posso faccio spazio. E quindi sono contento di questa cosa. Sono anche un po' preoccupato perché dopo 2 mesi e mezzo di assenza dalla rasatura tradizionale, tornare a usare questi oggettini, è vero, mi mette sempre un minimo di, no? Così, un minimo di preoccupazione. Questa mi mancava proprio tanto, tanto, tanto. Strizziamo il maialozzo. Mi ribagno un pochettino il viso perché sempre un pochino meglio di dire con l'acqua. Non mi sono neanche rasato la testa, come vedete, eh? Quindi non ho veramente tempo perché l'altro canale veramente mi ruba tante ore del mio della mia giornata. Diciamo che sto molto su quella piattaforma che è totalmente diversa da YouTube, ecco, diciamo che. Andiamo a mettere un po' di prodotto. Non so neanche se non ho messo abbastanza. Ragazzi, sto ricominciando praticamente. Sono più neofita del neofita che sono di solito. Non voglio rubarvi troppi minuti. Cercherò di sbrigarmi pur godendomi la sbarbata. Intanto è un modo anche per rivederci. Quello che dura, dura, insomma. Ecco, sapete che male che va, insomma, tu che ti annoi, tu che sei il professionista del settore, skippa, skippa, vai oltre, vai da un'altra parte proprio, che questo non è il posto per te. Qui è una chiacchierata tra amici. Mamma mia, che bello! Il profumo del chimicone della palmolive. Ragazzi, il massaggio del maialozzo mi mancava però, il vecchio caro maiale. In tanti me l'avevate chiesto di tornare a fare video, ma non è che non volevo, eh. Semplicemente ero impegnato con il Romix, ho bisogno della barba lunga, quindi necessariamente non potevo tagliarla. Un goccino d'acqua, così qualche cuscetto, e le
Ah, bello. Allora, sarà anche chimica secondo alcuni. A me piace però, a me senti pulito. Me la palmolive rossa fa proprio la pulizia, proprio. Mi sa proprio di pulito, mi piace tantissimo. Mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Vediamo se ce la fa a fermare la potenza delle feder, eh. Sono baffi lunghissimi che vanno sistemati perché purtroppo ho fatto che c'è tutto lo stato brado. E lì. Un pochino di acqua. Penso che ci siamo, eh. Allora, prendiamo questo. E andiamo. Diciamo che l'angolazione che fa fare il plasticone alle feder non è il massimo, però possiamo dire che almeno gestisce la sua prestazione elevata, lodosa, ecco, diciamo in termine corretto è lodoso un po'. Io queste feder le voglio provare anche sullo slant, vediamo se sullo storto o sul leggione, non lo so, ditemelo voi magari nei commenti. Ragazzi, i video usciranno, ma usciranno sempre molto 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 scaglionati, eh. Perché comunque ormai diciamo che la mia vita è sull'altro canale. Io vi porterò sempre qualche video, anche che di cose ne ho veramente tante, ne ho prese tante altre, sono in arrivo altre ancora, quindi però questo è un canale ormai secondario per me. Ve lo devo dire, insomma, per correttezza ve lo devo dire, insomma, non sarebbe corretto nei vostri confronti se non ve lo dicessi, insomma. Qualche red point mi sembra proprio il minimo, eh? Il minimo che mi potesse succedere. Signore, proprio è il minimo. È il minimo proprio sindacale. Avrò due bei passaggi avverso e basta. Niente contropelo perché la mia pelle, come sempre, non la tollera. Bella fresca però, proprio, ci sta proprio bene, oh. Ci voleva proprio oggi, questa è la chiusura di una bella giornata, che poi in realtà per me non è una chiusura, perché io tra poco vado a lavorare, quindi non lo è, però tutto sommato, dai. Un altro bel passaggino. Questo è tutto sempre molto 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 delicato per me.
Dite la verità, le mie sbarbate al sangue vi sono mancate, dite la verità. Ragazzi, di più non posso fare, perché sennò veramente mi irrido e poi veramente poi sto male. Mi sciacquo il viso, se abbia qualche red point, cioè, ma ci sta, dai, nulla, nulla che... Qui mi sono preso una bollicina, vabbè, ci sta, ci sta. Sembrava molto di meno la roba che avevo in viso, invece c'è. Cioè, arrivo subito. Io passerei anche un pochino di lume di rocca, perché ci vuole, ci vuole. La pelle ormai veramente ha perso anche l'abitudine. Non sono irritato, cioè nel senso non mi brucia niente. Qualche red point pizzica, ma ci sta. Però non sono irritato. Il rosso che vedete io in viso non lo vedo. È la telecamera che rende molto di più, ma in realtà non ho questo rossore, non sento questo bruciore che uno può. Ok. Non sono liscissimo, ma sono comunque pulito, ordinato, va bene così, assolutamente con una sistematina pure qui. Va bene, va bene. Ci sta, dai, era giusto per tornare, giusto per tornare così in semplicità, appunto. Ok. Molto bene. E lì. Benissimo. Mentre agisce un secondino al lume di rocca, io vado a chiudere il sapone. Oggi proprio abbiamo fatto una sbarbata molto semplice, molto economica, proprio come ho iniziato, perché purtroppo no, quando si inizia è meglio così, cioè è meglio capire se poi realmente ti piace questa passione, andare subito con prodotti ultra giga lusso, non, secondo me non conviene. Si inizia step by step, si scopre qualcosa di nuovo, si scopre sempre meglio, si acquisisce tecnica e diventa tutto più piacevole. La stessa scoperta della rasatura, mano a mano c'è un'evoluzione, ci sta. Io mi sono fermato all'inizio, ma a me sta bene così, quindi va bene così, a me piace queste piccole cose, senza esagerare, io quando posso porto qualcosa di nuovo, ma senza esagerare, senza mai andare oltre. Mi sciacquo il viso e andiamo di splescione, ovviamente si spruzza, si vaporizza, però splescione alcolico, e me lo desca. Ho promesso un altro minuto, ti prego, pochissimo tempo, arrivo. Adesso sentire la pelle così sarà anche strano, è stato quasi 3 mesi di barba, 2 mesi e mezzo circa di barba lunga, tornare ad avere solo il baffo, che adesso devo anche sistemare, adesso off, me lo aggiusto un pochino, non è una cosa così tanto semplice, tanto da sottovalutare. Ok, dai, pensavo peggio, non è andato malissimo, insomma, questo è il mio solito punto delicato, io qui... Avendo anche il senso invertito del pelo, perché qui si inverte, io sono fatto con, invece di avere tutto un verso, io ho metà viso che va giù, metà viso che viene su, quindi devo fare una parte, se vado poco oltre, in realtà sto andando contro pelo e mi pizzico, ci sta. Floyd, quello all'italiano però, andiamo con la vecchia formula, quello non lo spagnolo ma l'italiano, quindi si va.
E questo perché a me ne piace poco. Il Floyd non mi piace, butta fuori sangue, sprizzo sangue da ogni poro, ma va bene, ci sta, non mi interessa. Per il Floyd questo e altro mi piace troppo, mi mancava, perché qualche volta me lo sono messo anche quasi come profumo, ma non viene proprio bene. Questa cosa la dovevo dire. Allora, la Paolo Nolivina ha fatto il suo lavoro l'ha fatto benissimo, le feather sono devastanti. Io sono ritornato, come quando tornerò ancora non lo so, voi tenete le orecchie appizzate, io appena posso torno. Nel frattempo io vi invito a seguirmi nei canali che vedete qui e commentate, dai. Spero che ti sia stato gradito questo video, un ritorno così, un po' improvvisato, non era neanche previsto, l'ho fatto così perché mi andava di farlo al volo e te lo becchi così come viene, senza troppe cose. Mi levo dalle scatole, ti auguro una buona giornata, una buona serata, una buona vita, dagli forte e grazie del supporto, vi voglio bene. Ciao!